Firenze festeggia il suo patrono, ma per i soldi a rischio e fuochi nel 2015. Tanti in fila al Museo del Novecento, ingresso gratis oggi per San Giovanni. Prato agguato in strada, due cinesi picchiati e rapinati di 50.000 euro. Furto in un negozio a Firenze, scoppia incendio, palazzo evacuato in via dei Serragli. Basket Siena a un passo dallo scudetto, ma la squadra a fine stagione sparirà dalla Serie A. Quante volte abbiamo sognato il pallone d'oro correndo nelle piazze del centro Italia con la forza di chi c'è a fianco? Perché il senso dell'evoluzione è fatto dalla crescita costante di chi ha il coraggio della scoperta. Oggi insieme a voi facciamo forza sui nostri valori. Mettiamo in campo le nostre eccellenze per realizzare un modello che interpreti le nuove idee di famiglie e imprese. Banca Evolution. Il futuro è al centro dell'azione. Banca Etruria. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. Easy Room è una casetta multifunzione in grado di soddisfare ogni esigenza. Grazie a pannelli ad incastro e tetto mobile è ideale per piscina, giardino, mare. Easy Room versione family propone i principali servizi di un'abitazione. Numerose opzioni la rendono unica e componibile da 1 a 3 moduli. Easy Room Relax è la versione dedicata al rilassamento del corpo e della mente. Contattaci telefonicamente o visita il nostro sito web. Allora, che si fa? Si rimane così o si chiama qualcuno? Si chiama Peppino Durgoni. Durgoni, con la R! E non sbagliare, eh! Ma di preciso, di dove è Peppino Durgoni? Di Prao! Prato con la T, chiamalo, vai! Durgoni Zola, su da Weta, una eola. Di che t'ha detto? Durgoni è arrivato e Puzzo l'ha levato. Leva, leva, tu, con la T. Alla Cunningham abbiamo bisogno di un'addetta alla segreteria commerciale. È importante che sappia le lingue perché abbiamo clienti in tutto il mondo. Mi chiamo Elisa, parlo inglese, francese e tedesco e ho esperienza sia in ambito amministrativo che commerciale. Alla ITEC abbiamo bisogno di un esperto per la certificazione ambientale. Sono Francesca e sono laureata in ingegneria ambientale. Il centro per l'impiego fa incontrare domande e offerte di lavoro e dà alle aziende una consulenza mirata nella ricerca di personale. Alla Nuove Fibre stiamo cercando un tecnico di laboratorio, meglio se laureato in chimica industriale. Lo troviamo noi. Il Centro per l'Impiego di Prato ha sempre una persona che fa per te. Stefano Tramaglino presenta il primo vero catering casalingo. È il nuovo modo di fare catering abbassando i costi. Se quello che cerchi non è il solito catering bellissimo e sofisticato, ma un qualcosa di sostanza con i sapori toscani più genuini, allora chiama Stefano Tramaglino, il catering direttamente a casa tua. Chiama il 338-9300036 oppure visita il sito www.tramaglino.it. Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura siamo a Firenze, oggi la città festeggia il suo patrono San Giovanni, tante le iniziative, siamo partiti stamani alle 8.30 con il corteo per le vie della città, lo ha seguito per noi Arabella Soppelsa, vediamo.
Firenze festeggia il suo patrono San Giovanni con una giornata ricca di avvenimenti in una città gremita di turisti accaldati. Le celebrazioni sono partite come di consueto, presto. Alle 9 era già pronto il doppio corteo della Repubblica Fiorentina con oltre 100 figuranti e quello della Società di San Giovanni Battista, che con il sindaco Nardella e il gonfalone della città in testa si è mosso dall'arengario di Palazzo Vecchio al Battistero per la tradizionale offerta dei ceri da parte del sindaco al cardinale Giovanni Betori. Dopo la consegna dei ceri, opera dell'artista fiorentino Giuseppe Rosini, alle 10.30 il corteo dal Battistero si è fatto strada verso la cattedrale di Santa Maria del Fiore, tra la folla di fiorentini e turisti incuriositi dai festeggiamenti. Alle 10.30 poi l'inizio puntuale delle celebrazioni della Santa Messa, a fare da sottofondo l'orchestra e il coro da camera del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione del maestro Pierini, che hanno eseguito musiche di Mozart e Bach. Poi le letture con il Vangelo secondo Luca e l'omelia del cardinale sull'imposizione del nome di Giovanni da parte dei genitori. Ma il nome nella riflessione biblica è qualcosa di molto importante perché dice la realtà della persona. Ed è allora non per caso che la realtà, la identità di Giovanni Battista non venga ricercata nella sua parentela originaria. Elisabetta e Zaccaria rifiutano che il figlio si possa chiamare con un nome già detto, che appartiene al passato di una famiglia, al passato di un popolo. Hanno bisogno di un nome nuovo, che dica la novità di Dio, che si esprime in questo figlio che giunge a loro in una maturità in cui non pensavano di aver più una vita da donare a Dio e al popolo. Alle 22 il clou della festa di San Giovanni con i fuochi tanto amati dai fiorentini. Come avete sentito, questa sera ci saranno i fuochi, come li chiamano i fiorentini, che sono però a rischio il prossimo anno proprio a colpa dei soldi. Vediamo. Grande attesa per i fuochi di San Giovanni, patrono di Firenze. Dalle 22 lo spettacolo è assicurato dai giochi pirotecnici anche per quest'anno, organizzati dalla storica società che prende il nome proprio dal santo patrono, Giovanni Battista. Per il prossimo anno però i problemi potrebbero non mancare, le difficoltà economiche sono in aumento e il contributo di banche e privati potrebbe venir meno. Un vero problema per la sopravvivenza di questa antica e amata tradizione popolare fiorentina, per salvare la quale la società di San Giovanni Battista chiama in causa i fiorentini e anche internet. Per quest'anno noi in un modo o nell'altro copriremo le spese che questi fuochi, questi festeggiamenti, solo i fuochi, verranno a costare circa 80.000 euro, non è una cifra di poco conto. La Cassa di Risparmio non esiste più, la Banca Toscana non esiste più e quindi c'è rimasto solo l'ente cassa e delle banche più di minore importanza. E quindi noi abbiamo pensato di portare la nostra presenza su internet. Tra le iniziative oggi a Firenze per San Giovanni, l'apertura, l'inaugurazione del Museo del Novecento, che ieri è stato presentato alla stampa, e tra l'altro oggi era anche gratuito l'ingresso proprio per i cittadini. Vediamo. Firenze finalmente ha il suo Museo del Novecento, 300 opere in 15 ambienti che raccontano l'arte italiana del XX secolo da De Chirico a Guttuso, un percorso arritroso dal 1990 che raccoglie prestigiose collezioni che da decenni attendevano un'adeguata sistemazione. Oggi l'inaugurazione con il sindaco Dario Nardella e fuori tanti visitatori ad aspettare. Moltissimi fiorentini che con un po' di vena polemica hanno puntualizzato, ci fanno aspettare, l'ingresso era previsto alle 12 ma sono già le 12.30 e siamo ancora qui in coda. Il sindaco Nardella però a mezzogiorno era ancora in Duomo per assistere alle celebrazioni della messa in onore del patrono e allora si sa, tocca aspettare. Soddisfazione da parte dei fiorentini anche per la sede che ha ospitato il nuovo museo, l'ospedale delle Leopoldine in piazza Santa Maria Novella, un luogo da tempo abbandonato e che cercava riscatto. Tre quarti d'ora che aspetta, che cosa si attende? Spero di vedere delle cose nuove, dei quadri che non conosco e anche un ambiente interessante. Aspetterò anche un paio d'ore pur di vederla. E vale la pena? Sì, secondo me sì. Che cosa si attende? Ma siamo fortunati a Firenze con tutte queste belle cose che ci fanno vedere. Finalmente si riesce a
ad avere un museo contemporaneo e moderno pure a Firenze. Prima cosa sono curiosa di vedere se c'è qualcosa della famosa collezione della ragione che non si è più saputo niente. C'è qui? Ah, ecco. No, sono contenta perché insomma abbiamo combattuto a Genova, la volevano loro, noi abbiamo combattuto per averla. Sì, però 80 anni fa sta coda. E lasciamo questa ampia pagina dedicata al patrono e ai festeggiamenti del patrono di Firenze. Per la cronaca, due cinesi sono stati rapinati a Prato, avevano 50.000 euro in contanti. Nadia Tarantino. 50.000 euro in contanti è il bottino rapinato ieri sera a due cinesi di 24 e 50 anni aggrediti, secondo quanto hanno poi denunciato alla polizia, da due o forse tre individui che li hanno picchiati e minacciati con un coltello per convincerli a consegnare la borsa che uno dei due portava a tracolla. La rapina è avvenuta nella tarda serata, più o meno a mezzanotte, in via Toscana, nella zona industriale del Macrolotto 1, alla periferia sud di Prato. I due cinesi erano insieme quando sono stati aggrediti dai malviventi che poi sono fuggiti a bordo di un'auto parcheggiata poco distante, sulla quale c'era da attenderli un complice. Impauriti e frastornati, due uomini hanno trovato il coraggio di chiamare la polizia per chiedere aiuto. Sul posto anche le ambulanze inviate dal 118, che hanno trasferito al pronto soccorso le vittime sotto shock e con qualche ferita. Le indagini sono in corso. In particolare la polizia accerterà la presenza in zona di telecamere per risalire eventualmente a qualche elemento utile per ricostruire quanto accaduto. Le indagini dovranno anche far luce su quei 50.000 euro in contanti che sono stati rapinati per capire la provenienza e a cosa servivano. La zona nella quale è stato commesso il colpo è piena di aziende cinesi e la strada è la stessa della confezione Teresa Mode, nel cui rogo il 1° dicembre scorso morirono 7 operai cinesi. Furto in un negozio a Firenze, dopo scoppia un incendio, è stato evacuato tutto un palazzo. Questa e le altre notizie della nostra regione, vediamo. Un palazzo di due piani nel centro di Firenze è stato evacuato dai vigili del fuoco la notte scorsa per un incendio che sembra essere stato causato dalle operazioni di alcuni malviventi durante un furto in un negozio a pian terreno. Secondo gli accertamenti della polizia, nel negozio, un'attività di parrucchiere per signore, è stato compiuto un furto e i ladri avrebbero innescato l'incendio proprio durante le loro manovre in modo accidentale, forse usando un flessibile per aprire una cassaforte. Secondo quanto appreso dal negozio, sono stati portati via 20.000 euro in contanti. Un 17enne pisano è precipitato ieri sera da una delle spallette sull'Arno in pieno centro a Pisa, facendo un volo di almeno 7 metri. Il giovane è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Ha riportato la frattura del tallone destro e di una mano. Guarirà in un mese. Sull'episodio indaga la polizia, che sta ora valutando l'ipotesi di multarlo per il mancato rispetto dell'ordinanza che vieta di sedersi sulle spallette. Incastrati dalle orme delle proprie scarpe, così due giovani sono stati arrestati a Siena con l'accusa di danneggiamento aggravato e continuato in concorso. I due, un 18enne di origini cilene e un 19 bene di Arezzo, entrambi residenti nella provincia di Siena, la notte scorsa hanno danneggiato 24 veicoli, una vetrina di un bar, un segnale stradale e un lampione dell'illuminazione pubblica. La Guardia di Finanza di Pistoia ha sequestrato 28 immobili a un imprenditore, Patrizio Ceccarelli. Accelerato il suo fallimento intestando gran parte dei suoi immobili ad un soggetto compiacente, con l'intento però di non perderne la proprietà effettiva. Per questo ad un imprenditore pistoiese attivo anche nella provincia di Lucca, accusato di bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza di Pistoia, su ordine della magistratura, ha sequestrato 28 immobili per un valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro. A darne notizia è stato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, colonnello Natale, nel corso della celebrazione del 240° anniversario della fondazione del corpo, celebrato stamani in forma sobria, visto il particolare momento di crisi economica, nella sede del comando provinciale di via Machiavelli. Nel corso della cerimonia il comandante Natale ha ricordato i principali risultati operativi conseguiti dalle Fiamme Gialle di Pistoia nei primi 5 mesi dell'anno. Questa è solo una parte delle attività che abbiamo svolte anche nel settore della spesa pubblica e del corretto impiego delle risorse pubbliche. Abbiamo operato sia sotto l'egida della magistratura, l'operazione Caronte, che ha portato a disvelare un giro di denaro illecitamente percepito da alcuni funzionari e incaricati di pubblico servizio all'interno del cimitero di Pistoia. Abbiamo lavorato molto anche con la procura della
Corte dei Conti per quanto riguarda, diciamo, la correttezza nella gestione degli appalti, e anche in questo settore abbiamo segnalato circa 2 milioni di euro di danni erariali. E poi anche naturalmente abbiamo mantenuto la nostra attenzione sul territorio, sulla contraffazione, su tutti quei fenomeni che in qualche modo vanno ad incidere sulle regole di leale concorrenza sul mercato. Next, la Repubblica delle Idee, arrivata oggi a Siena, ci racconta tutto Daniele Magrini. La Repubblica delle Idee ha avuto una buona idea, quella di fare un tour fra le città italiane candidate al ruolo di capitale europea della cultura nel 2019, e quindi la tappa senese è la tappa toscana. Come ha detto Sandro Bertuccelli, capo dell'edizione toscana di Repubblica, ci auguriamo che questa sia una candidatura toscana per davvero, regionale per tutti. E comunque dei progetti, delle idee di rilancio della città di Siena si è parlato per Next, l'iniziativa che si è tenuta al Teatro dei Rozzi, tanta gente, tanti senesi, perché la sfida per la capitale europea della cultura è in realtà una sfida non per vincere i campionati mondiali e europei della cultura, ma per rilanciare una città che ha finito il suo modello di sviluppo, che era quello incentrato sul sistema bancario, e adesso cerca un futuro diverso. Per questo Next, la Repubblica delle Idee, oggi ha dato il suo contributo. Pierluigi Sacco, con Next la tappa più importante forse sul tema dell'innovazione in questa candidatura di Siena. Sì, perché in realtà è un momento nel quale siamo all'interno di un tour che coinvolge anche tutte le altre città finaliste, quindi è anche il momento per misurarsi in qualche modo sulla capacità di coinvolgere la città su temi importanti e difficili come quelli dell'innovazione. La città ha risposto splendidamente, quindi siamo veramente felici, perché è un grande segnale del fatto che su questo progetto Siena c'è. È una candidatura toscana che soffre degli abituali campanilismi toscani? Ma guarda, io spero e mi auguro, e lo dirò anche in apertura di mattinata, di lavori, spero che sia una candidatura regionale, perché anche alla luce dei fatti recenti, drammatici, che in questa città sono successi, credo che ci sia bisogno di una visione il più unitaria possibile, che si stacchi da quei campanilismi che hanno condizionato la vita delle province toscane e che ancora adesso in certi casi un po' la condizionano. Direi che bisogna fare tutti il tifo per Siena. Tavola rotonda sulle politiche giovanili della Toscana, la presenza del commissario europeo, e proprio dall'Europa arriveranno altri fondi. Chiara Valentini. E noi stiamo facendo il nostro dovere, ce la mettiamo tutta, partimmo già nel 2010, mi ha fatto piacere anche sentire i riconoscimenti da parte dei giovani, che il progetto Giovani Sì è servito. Ci conforta il fatto che verranno messe ulteriori risorse, almeno questa è la notizia di stamani, altri 500 milioni per l'Italia, per noi saranno altri 30 milioni che si aggiungono ai 70 che abbiamo già impegnato. In tre anni sono stati 4.223 i ragazzi toscani che hanno partecipato al servizio civile regionale, 14.251 i tironcini rimborsati, 300 euro su 500, ai giovani tra i 18 e i 29 anni, alcuni dei quali hanno concluso la loro esperienza con assunzioni a tempo indeterminato. Ma anche i praticantati, contratti di affitto attivati grazie al contributo per i primi tre anni, borse di studio universitarie e dottorati di ricerca. Cominciano a essere alti i numeri del progetto Giovani Sì, attivato dalla Toscana, regione apripista, grazie ai fondi europei. Da maggio sempre la Toscana è stata la prima regione ad attivare il Garanzia Giovani, il programma europeo per instradare i giovani al mondo del lavoro. Alla tavola rotonda che si è tenuta in regione ha partecipato, non a caso, anche il commissario europeo Laszlo Andor. Andor ha auspicato che anche altre regioni italiane seguano l'esempio della Toscana, e sul Jobs Act nazionale ha lodato l'ambizione di Renzi, anche se ha suggerito di vedere prima come funzionano le politiche giovanili per gli under 25 e poi semmai alzare l'asticella ai trentenni, come ha annunciato di voler fare il Presidente del Consiglio. E ora parliamo del basket, dove a Siena è un passo dallo scudetto, ma la squadra a fine stagione sparirà dalla Serie A. Vediamo. Viva la nostra Siena, la più bella delle città. Siena, Siena, Siena.
Nella piazza del campo ci nasce la verbena, così cantano i tifosi senesi del basket, del calcio, i tifosi di Siena, i tifosi che sostengono le loro squadre. Ieri questo canto ha echeggiato in modo mirabile a Milano, perché la Menzana Basket ha espugnato il parquet di Milano, perdeva 2-0 nella serie di finale del playoff di basket, adesso è sul 3-2 e domani si gioca il bonus, perché si gioca la sesta partita, quella che potrebbe essere decisiva proprio a Siena al Palaest. E quindi dal mito di Piazza del Campo al mito dei successi nel basket, un mito purtroppo distrutto in questo inverno terribile per la città, vicende che sono al centro di inchieste giudiziarie pesanti, il fallimento della società, insomma quello che è certo è che domani sera tutti sperano a Siena con lo scudetto sulla maglia, quando fischierà il fischio appunto di chiusura della partita, finisce comunque sia il basket di Serie A a Siena, per colpa di quelli che il basket l'hanno rovinato. Ma Siena conclude questa sua esistenza, questa sua carriera di grande del basket nazionale al meglio, e domani sera si gioca lo scudetto. È una metafora di una città che non muore mai, e se muore vuole morire, come dire, con le armi in pugno. Domani sera la finale dello scudetto del basket è una metafora di tanti mali di questa città che si è distrutta con le proprie mani, di tanti mali anche del nostro paese, ma è soprattutto, come dire, la passerella di uscita di una pattuglia di eroi, i giocatori del basket guidati dal coach Marco Crespi. Ieri hanno espugnato Milano, domani sera cercano la gloria con lo scudetto. Ma meglio di Tom Cruise, questa è una missione impossibile, una squadra devastata economicamente, diciamo in preda a una possibile depressione, reagisce come sta facendo Siena e dallo 0-2 passa al 3-2 giocandosi la partita decisiva in casa, avendo sconfitto colossi come prima Roma e forse speriamo adesso Milano. È il simbolo di una città che non è mai doma e ha l'orgoglio di far fronte a qualsiasi difficoltà, persino quella estrema di non sapere se la Menzana Basket ci sarà fra una decina di giorni, ma quello scudetto lo vogliamo sulle nostre maglie perché la città se lo merita. Pesce al via al piano straordinario di pulizia, il sindaco Giurlani lancia l'iniziativa Adotta un'aiuola. Al via Pesce un piano di pulizia straordinaria della città, i particolari sono stati illustrati dal neo sindaco Oreste Giurlani nel corso di una conferenza stampa. I cittadini tra l'altro potranno adottare un'aiuola ma anche semplicemente un conchino. Consiste nel partire il 2 luglio insieme al COSEA, agli uffici, compresi i vigili urbani, che metteranno in campo un percorso, una task force di pulizia straordinaria di tutto il comune, la città, le frazioni e tutto, dove ci sono zone urbanizzate, proprio perché vogliamo rendere questa città nuovamente pulita, splendente, e questo ci serve in maniera propedeutica per cominciare a dire ai cittadini che una volta pulita la città dopo faremo rispettare le regole di pulizia e manderemo in campo dei controlli, della vigilanza, andando a creare le eventuali ausiliari ambientali, proprio perché abbiamo bisogno che il nostro comune dopo si mantenga pulito e non ci sia nessuno che sporca. Viene lanciato anche un appello ai cittadini, adotta un'aiuola ma anche un conchino. Sì, noi proprio perché puliamo la città, perché vogliamo riarredarla, pensate, città è Pesce, città dei fiori, città delle piante, e quindi è logico che dobbiamo vedere nella città e nelle frazioni le piante e i fiori. Noi abbiamo lanciato un appello ai commercianti, alle imprese, ai cittadini di adottare un'aiuola, un conchino. Il comune ha semplificato le procedure, possono essere messe le pubblicità e soprattutto chiediamo a tutti i cittadini di Pescia di segnalare in comune chi vuole mettere sui balconi, sui terrazzi delle piante. C'era disponibilità da parte del MEFIT e dei floricoltori a regalarle al comune proprio per addobbare la città, quindi noi vorremmo arrivare alla fine di luglio che pulendo la città e addobbandola diventi una città nuova e che possa attirare gente e che possa la gente che viene vedere che siamo nella città dei fiori e nella città, una delle città più belle al mondo. Con il telegiornale mi fermo qui, vi lascio al TG Prato, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione sinottica prevista per le ore centrali della giornata di domani mette in evidenza la presenza di un'area depressionaria proprio sul Mediterraneo centrale.
Questa situazione determinerà quindi un peggioramento anche sulla Toscana. Passiamo quindi subito alla previsione per la mattinata di domani. Prevediamo un cielo generalmente nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, precipitazioni che saranno più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali. Localmente questi fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità. I venti saranno di libeccio, venti generalmente moderati. Per quanto riguarda i mari, questi saranno nel complesso mossi, localmente molto mossi al largo, in particolare settori settentrionali. Le temperature nel corso della mattinata cominceranno a subire una diminuzione. Per quanto riguarda il proseguo della giornata, un miglioramento è atteso nel pomeriggio a partire dalle zone costiere, mentre saranno ancora probabili temporali e rovesci sulle altre zone, in particolare delle zone interne e rilievi appenninici. Venti ancora di libeccio e mari ancora mossi. La tendenza poi per la giornata di giovedì è ancora all'insegna dell'instabilità, vi sarà ancora la possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui rilievi e sulle zone interne. Per quanto riguarda i venti saranno generalmente ancora meridionali, mari generalmente tra poco mossi e mossi, temperature nel complesso stazionarie. Con questo dall'AMMA direi che per il momento è tutto. Belle fosforescenti! Brigati a comprarle, c'è la partita! Non mi mettere furia! E poi, perché non te ne pigli un paio anche te? E ce n'ho già un paio a casa, che l'è mondiale! Della prima guerra mondiale! La diretta, approfitta del sottoprezzo mondiale! Adidas, Nike, Diadora e anche scarpe da calcio per diventare dei veri campioni! Tua! Si sembra Messi! Messi male! Mercatino della calzatura, il posto giusto dove mettere i piedi. Hai una voglia pazza? Ah, una voglia di pizza! E allora impazzisci anche tu nel mondo goloso di Crazy Pizza. Da 20 anni Crazy Pizza soddisfano i ghiottoni sfornando un'infinita varietà di pizze deliziose, con ingredienti freschi e genuini. Croccante e saporita, delicata e leggera, Crazy Pizza è come l'hai sempre desiderata. E allora tuffati nel mondo di Crazy Pizza, a Prato in via Santa Trinità 6 e in via del Serraglio 80-82, chiuso il lunedì. Stefano Tramaglino presenta il primo vero catering casalingo. È il nuovo modo di fare catering abbassando i costi. Se quello che cerchi non è il solito catering bellissimo e sofisticato, ma un qualcosa di sostanza con i sapori toscani più genuini, allora chiama Stefano Tramaglino, il catering direttamente a casa tua. Chiama il 338-9300036 oppure visita il sito www.tramaglino.it. Allora, e che si fa? Si rimane così o si chiama qualcuno? Si chiama Peppino Durgoni. Durgoni, con la R! E non sbagliare, Ma di preciso, di dove è Peppino Durgoni? Di Prato. Prato, con la T. Chiamalo, vai. Durgoni Zaura, il suo dove da un meiola. Di che t'ha detto? Durgoni è arrivato e il puzzo l'ha levato. Leva, leva, tu, con la T. A tutti buonasera dal TG Prato, subito la cronaca, rapina ieri sera ai danni di due cinesi, i malviventi sono fuggiti con 50.000 euro in contanti, è successo in via Toscana, sentite. 50.000 euro in contanti è il bottino rapinato ieri sera a due cinesi di 24 e 50 anni aggrediti, secondo quanto hanno poi denunciato alla polizia, da due o forse tre individui che li hanno picchiati e minacciati con un coltello per convincerli a consegnare la borsa che uno dei due portava a tracolla. La rapina è avvenuta nella tarda serata, più o meno a mezzanotte, in via Toscana, nella zona industriale del Macrolotto 1, alla periferia sud di Prato. I due cinesi erano insieme quando sono stati aggrediti dai malviventi che poi sono fuggiti a bordo
bordo di un'auto parcheggiata poco distante, sulla quale c'era da attenderli un complice. Impauriti e frastornati, due uomini hanno trovato il coraggio di chiamare la polizia per chiedere aiuto. Sul posto anche le ambulanze inviate dal 118, che hanno trasferito al pronto soccorso le vittime sotto shock e con qualche ferita. Le indagini sono in corso. In particolare la polizia accerterà la presenza in zona di telecamere per risalire eventualmente a qualche elemento utile per ricostruire quanto accaduto. Le indagini dovranno anche far luce su quei 50.000 euro in contanti che sono stati rapinati per capire la provenienza e a cosa servivano. La zona nella quale è stato commesso il colpo è piena di aziende cinesi e la strada è la stessa della confezione Teresa Mode, nel cui rogo il 1° dicembre scorso morirono 7 operai cinesi. Ecco, a proposito di questo, si apre domani in Tribunale a Prato il primo processo per la tragedia di Via Toscana, dove il 1° dicembre scorso, ve lo abbiamo appena ricordato, morirono 7 operai cinesi nel rogo della confezione Teresa Moda. Sul banco degli imputati, fratelli Giacomo e Massimo Pellegrini, soci dell'immobiliare proprietaria del capannone. Saranno giudicati con rito abbreviato, mentre gli altri 3 imputati, 2 sorelle cinesi e il marito di una di loro, che sono ritenuti gestori di fatto dell'azienda, saranno processati più avanti con rito ordinario. E intanto il sindaco di Prato, dopo essersi consultato con la sua giunta, ha deciso che il comune si costituirà parte civile nei processi contro i presunti responsabili della strage. Si dovrebbero costituire parte civile, lo sapremo con più precisione domani, anche i sindacati CGIL e CISL. Nessun abuso edilizio, ma operai a nero senza quindi contratto di lavoro, e questo è quanto è stato riscontrato ieri mattina dalla squadra Interforze coordinata dalla Questura, intervenuta in 2 confezioni nella zona del Macrolotto Zero, entrambe queste confezioni gestite da imprenditori cinesi. Identificati 16 operai, tutti in possesso del permesso di soggiorno ma sprovvisti del contratto di lavoro. Per questo motivo le attività lavorative sono state sospese, i macchinari da lavoro, 42 in tutto, sono stati sequestrati. Ogni ente della squadra Interforze provvederà ad effettuare approfondimenti finalizzati ad accertare irregolarità e dunque ad elevare sanzioni. Auto in fiamme questa notte in via Bartolini, tra via del Serraglio e piazza Sant'Agostino, nel pieno centro storico di Prato. Intorno alle 3.30 la macchina, che era parcheggiata lungo la strada accanto ad altre 2, ha preso fuoco per cause probabilmente accidentali. Sul posto sono intervenuti pompieri che in poco tempo hanno spento l'incendio, evitando che si propagasse anche alle altre auto. Parliamo di soldi, una vincita non da poco, con un gratta e vinci da 5 euro. Questo fortunato scommettitore si è portato a casa 500.000. Sentite Eleonora Barbieri. Con un gratta e vinci da 5 euro ne ha portati a casa 500.000. Il fortunato sconosciuto si è fatto baciare dalla dea bendata alla tabaccheria Mannelli a Poggetto sulla SR66. La titolare e la commessa del negozio ignorano chi sia il vincitore quando abbia acquistato il gratta e vinci, 10° anniversario. Probabilmente la grattata milionaria è avvenuta una 20ina di giorni fa, ma è stata scoperta solo ieri quando la tabaccheria ha ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All'incirca una 20ina di giorni fa. 20-15 giorni fa, perché è già andato comunque, diciamo, a ritirare la vincita, quindi un po' di tempo è passato. La voce della super vincita si è diffusa subito a macchia d'olio. A Poggio a Caiano è già iniziata la caccia al vincitore, ma non è detto che il neo Paperon de Paperoni abiti in zona, perché la tabaccheria Mannelli si trova in un punto di passaggio sull'ex statale. Potrebbe quindi trattarsi di un cliente non abituale. Ci sono clienti abituali, clienti di passaggio, però non abbiamo proprio idea di chi possa essere. Se non ci fosse arrivata ieri la comunicazione, non sarebbe saputo proprio niente. Stamani in tanti, incuriositi dalla bella notizia e sperando nel bis, hanno chiesto il gratta e vinci 10° anniversario. Ho preso il solito, non mi importa le 500, mi basterebbe 1000. Il vecchio adagio l'unione fa la forza, sempre valido. Sentite cosa hanno fatto a Prato 8 piccole e medie imprese del settore edile per combattere la crisi. Questo è il primo esempio in Toscana.
Combattere la crisi a suon di accordi che rendano più robusta la capacità competitiva su un mercato ricco di offerte. Primo in Toscana, nasce a Prato Opera Soluzioni, rete di 8 piccole e medie imprese del settore edile, costruzione, impianti idraulici ed elettrici, infissi, urbanizzazione e pavimentazioni stradali, tutto quello che serve a chi dal nulla decide di mettere su casa. Tutte le prestazioni di una grande azienda edile in un consorzio, anzi in una rete di imprese, il nuovo strumento che consente di creare da tante piccole realtà un'unica famiglia che può proporsi sul mercato con maggiore efficacia e maggiore possibilità di successo. Le imprese che fanno parte di Opera Soluzioni hanno in comune la professionalità, il rispetto delle regole e la sicurezza, elementi che fanno la differenza in un momento in cui il settore delle costruzioni soffre anche per la presenza di aziende per niente o poco regolari. Una rete di imprese, Opera Soluzioni, aperta a nuove adesioni, anche nell'ottica di ampliare le competenze da offrire sia al committente pubblico che a quello privato. A Prato, come forse più che altrove, il settore edilizio ha perso aziende e con quelle posti di lavoro. Un'erosione di un pezzo importante di economia che preoccupa i sindacati, che più volte hanno lanciato SOS alle istituzioni, chiedendo controlli sulle illegalità che regnano nel settore. Il momento è difficilissimo e ricorrere allo strumento della rete d'impresa potrebbe essere un modo per aggirare la crisi. La politica SEL chiede al sindaco di Prato di essere presente con il proprio gonfalone quando il Consiglio regionale discuterà e approverà la variante al PIT che prevede anche la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Peretola puntata verso Prato. Eleonora Barbieri. Il Comune di Prato partecipi con il proprio gonfalone alla protesta prevista fuori dal Consiglio regionale durante la seduta di approvazione della variante al PIT che aprirà le porte alla nuova pista di Peretola. A lanciare la sfida al sindaco Bifoni e Diego Brasi, giovane coordinatore reggente di SEL, il più votato della Toscana. Rimasto fuori dal Consiglio comunale per 64 voti, a digiuno di incarichi politici, con una coordinatrice provinciale dimessasi dopo la sconfitta elettorale in un momento molto critico a livello nazionale, il partito di SEL cerca di partire dai temi caldi della città, la lotta all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola in primis. Una battaglia condivisa in campagna elettorale con il primo cittadino a cui ora Blasi chiede di ribadire la propria contrarietà accettando l'invito fatto dal comitato cittadino a cui al momento ha dato la propria disponibilità solo il comune di Poggio a Caiano. Il giorno della protesta è legato alla data della seduta di approvazione della variante al PIT, potrebbe essere il primo o il 15 luglio. Si fa chiarezza rispetto al patto che abbiamo preso con gli elettori, quindi il no forte all'aeroporto, è una idea di sinistra che finalmente non si arrende al potere ma che tutela i cittadini e che sta vicino ai suoi cittadini. Nonostante il paniere vuoto, SEL si definisce alleato fedele del PD e di Bifoni con cui ci sono periodici incontri. Noi vogliamo contribuire appunto a governare, anche perché siamo in coalizione dall'inizio e credo che questa cosa venga riconosciuta e possiamo essere diciamo così importanti per creare un'esperienza di governo efficace in questa città. SEL insomma non vuole essere messa da parte, non chiede espressamente incarichi, ma ricorda a Bifoni che esiste anche se per un soffio non è entrata in consiglio. In attesa di capire come SEL gestirà e sanerà le recenti fratture parlamentari in vista di una stagione di congressi, il partito locale non perde tempo a leccarsi le ferite ma riparte di slancio organizzando la festa di SEL. L'appuntamento al circolo 1 maggio, giovedì 26 giugno, con un aperitivo che inizierà alle 19. E ci sono più di 50 eventi nel cartellone della nuova edizione di Montemurlo Estate. Si comincia domani sera con il banchetto rinascimentale alla Rocca, il 22 luglio invece a Villa Giamari nell'ambito del Festival delle Colline arriva il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi. Più di 50 tra rappresentazioni teatrali, mostre, spettacoli, appuntamenti sportivi, musica dal vivo, mercatini, rassegne di danza e poesia e l'immancabile appuntamento con il corteggio storico, quest'anno la 23esima edizione, e con il banchetto rinascimentale. Ricco il cartellone di Montemurlo Estate da giugno a settembre, un cartellone che nasce sotto il segno di Villa Giamari, luogo simbolo di Montemurlo, con il giardino pronto a trasformarsi in un salotto per le serate estive. Incominciamo subito con questa bellissima cena rinascimentale a Rocca, dove ricorderemo la battaglia del 2 agosto del 1537 tra Cosimo de' Medici e i fuoriusciti repubblicani di Firenze. Poi abbiamo deciso di dare
una location nuova su quasi tutti gli eventi, creare un salotto per i Montemurlesi e abbiamo deciso Villa Giamari, i giardini di Villa Giamari. Faremo molte iniziative, tra cui il Festival delle Colline sarà il 22 di luglio con Giovanardi e gli Honolulu. In programma il 5 luglio il tradizionale appuntamento con la battitura del grano a mano, mentre il 30 luglio festa di fine torneo dei Rioni. La Montemurlestate 2014 sarà caratterizzata rimettendo, diciamo, facendola vivere essenzialmente a Villa Giamari, quindi riscoprendo questo antico giardino, e poi con tutti gli eventi che ci sono, il corteggio storico e altro, cioè creando vitalità, cioè dando una realtà al nostro comune. Quindi. È tutto per il nostro TG Prato, grazie e arrivederci.